Consigliere Tito, oggi una giornata importantissima, i sindaci finalmente firmano per il piano strategico metropolitano. Sì, oggi è una giornata importantissima. Alle 16:30 a Santa Maria La Nova ci sarà la sottoscrizione con tutti i sindaci beneficiari dei contributi del piano strategico per la sottoscrizione della convenzione che consentirà poi alla città metropolitana di predisporre i decreti di finanziamento. Ecco, oggi si chiude un primo ciclo, ma sostanzialmente c'è l'opportunità ancora di andare avanti e soprattutto di portare a termine progetti che per il territorio sono fondamentali. Allora, facciamo una premessa fondamentale. Con questo primo ciclo che si è chiuso il 15 ottobre, sono pervenuti alla città metropolitana circa 500 progetti. In questo primo step noi finanziamo 404 progetti per un totale di 250 milioni di euro. Abbiamo inserito in delibera che anche nell'anno 2020 l'amministrazione provinciale valuterà i progetti per, ove mai ci siano delle risorse, andremo a finanziare altri progetti che attualmente non sono rientrati nel primo step del piano strategico. Ecco, nell'ambito della sua attività di consigliere delegato, è bene precisare, secondo noi, che lei non solo abbiamo dato soldi ai comuni, ma la città metropolitana ha investito oltre 150 milioni direttamente per attività connesse a strade, scuole, direttamente come piano strategico, quindi un piano strategico che va oltre i finanziamenti ai comuni. Allora, l'idea che è stata messa in campo dall'amministrazione provinciale, in primis dal sindaco De Magistris, e lo sanno tutti che il piano strategico si sviluppava su quattro asset. Gli asset più importanti che hanno riguardato questi finanziamenti, che sono pari a circa 150 milioni, riguardano gli edifici scolastici, le strade, ma anche la giusta attenzione per la salvaguardia dell'ambiente. Un tema importante, un tema dell'agenda De Magistris che come città metropolitana abbiamo voluto portare avanti. Ecco, per la prima volta diciamo c'è un investimento di dimensioni veramente notevoli, quasi mezzo miliardo di euro, che cambia sicuramente il territorio. Questo è avvenuto grazie a una collaborazione istituzionale importante. C'è stata una grande collaborazione istituzionale tra le forze politiche, che siedono all'interno del Consiglio metropolitano. Voglio aggiungere una cosa: grazie all'avanzo libero, avevamo messo in campo delle risorse straordinarie, circa 310 milioni di euro che servivano per il parco progetti del piano strategico. Io oggi sono contento e soddisfatto del lavoro fatto anche degli uffici, in cui va il mio ringraziamento. Anche al direttore generale, perché diamo concrete risposte per 250 milioni di euro ai territori che rappresentiamo. Ecco, allora quindi possiamo dire che questa città metropolitana serve e serve molto. Guardi, la città metropolitana serve, in questo momento è vicino ai territori. Voglio aggiungere anche un'altra cosa: al di là dei finanziamenti diretti ai comuni, noi come città metropolitana abbiamo fatto degli investimenti importanti, sempre dall'avanzo libero. Mi riferisco alla scuola, che nel triennio andiamo a investire oltre 70 milioni di euro. Per quanto riguarda le strade, oltre 70 milioni di euro. Quindi facciamo un lavoro straordinario. Ricordo i 32 milioni di euro per la salvaguardia dell'ambiente. Devo dire la verità che è una città metropolitana molto vicino ai territori e forse noi siamo la prima città metropolitana in Italia che porta avanti un piano strategico e in un giro di un anno diamo risposte serie e concrete ai territori. Lei ha sempre detto fatti e non parole. È giusto, in questo momento lo dimostriamo con i fatti. Noi abbiamo la politica in cui condividiamo con i territori, diamo risposte ai territori e questo è un merito soprattutto anche del sindaco Luigi De Magistris che dimostra una grande apertura. Ci tengo a precisare che la coalizione che rappresentiamo in città metropolitana è composta da Dema,
da Forza Italia e del PD. Abbiamo unito le forze nello spirito di una collaborazione istituzionale affinché queste risorse potessero dare contributi seri ai nostri comuni che li rappresentiamo. E oggi è una giornata bella, è una vittoria di tutti, ma soprattutto è una vittoria della città metropolitana, in cui un organo politico di queste dimensioni non parla di politica, ma parla solo ed esclusivamente di fatti.